Buonasera amici, ragazzi. Allora, oggi siamo qua su GTA. Siamo per fare una cosa molto molto complessa, molto preoccupante, nel senso che potrebbe andare storto veramente qualunque cosa. Perché adesso ve lo dico subito, innanzitutto, per prima cosa, per fare questa sfida oggi è necessario, è necessario assolutamente cercare una sessione a soli inviti, cioè non voglio avere rotture di scatole, per due motivi specifici. Uno, quello che andiamo a fare oggi richiede una totale assenza di griefer, cioè gente che viene là e spara, ammazza a caso, tanto per rompere le scatole. Seconda cosa, devo sforzare il meno possibile la connessione, che è già traballante qua dove mi trovo, nel Veneto più disperso, una connessione veramente terribile. Quindi devo avere una connessione stabile, sperando che per circa un'oretta non mi cada mai la connessione. Questo è importantissimo, perché quello che andiamo a fare oggi, ragazzi, è una cosa che aspettavo, è una cosa che aspettavo da mesi e mesi, cioè andremo a vendere tutti i nostri magazzini del CEO, tutti i magazzini della merce, perché ci sono i soldi doppi. Quindi riportiamo il veicolo, assolutamente, quindi dobbiamo fare la cosa più chirurgica, più precisa possibile, perché questo consegne soprattutto con magazzino da 100, soprattutto con 5 magazzini da 111 pieni, quindi 555 pezzi di merce da vendere, è una delle missioni, sono tra le missioni più difficili da fare, quindi sicuramente devo intanto combattere la difficoltà della missione in sé. Quindi sicuramente non posso avere cali di tensione della connessione, non posso avere rotture di scatole di gente che viene là e ti ammazza, quindi per forza di cose, ragazzi, andiamo a fare. Queste qua sono le condizioni che spero di poter mantenere, cioè questo momento sta funzionando, speriamo bene, ragazzi. Allora, di cosa stiamo parlando? Non lo so con precisione, perché ci sono i soldi doppi questa settimana e finisce domani, quindi oggi è mercoledì, finisce domani, quindi se io non riuscissi stasera a fare queste vendite, persa, si tratta di vendita di soldi doppi sulla vendita di 111 casse, vuol dire veramente, ragazzi, stiamo parlando veramente di tanti tanti soldi. Non voglio adesso contarli, non lo so neanche, però l'ultima volta ma neanche voglio dirvelo a spanne. Comunque stiamo parlando veramente di un guadagno che ti risolve le faccende. È un guadagno, sono 111 casse per 5 magazzini, vuol dire che c'è stato un periodo di qualche mese fa che mi sono detto va benissimo, iniziamo a riempire i magazzini, perché quando poi arrivano i soldi doppi vendo tutto e mi entrano una mare di soldi. È arrivato questo è il momento, è arrivato, quindi io direi indugiamo poco, diventiamo capo CEO sicuro, avvia un'organizzazione. Potremmo fare altre cose, perché non ci loghiamo da mesi, da almeno un mese. Potremmo fare altre cose nella mappa, per adesso non mi interessano, perché prima di tutto ci vuole questo. Quindi ragazzi, iniziamo, che Dio me la mandi buona, me la deve mandare buona per 5 volte di seguito. Allora, ecco, cassa 111, dimensione grande, benissimo, vendi per 4.440. Ok, credo che già consideri. Sapete che non sono sicuro. Scusa un secondo. Allora, sto verificando. Speciali, quindi andando sul computer del CEO potete decidere se comprare un magazzino o meno. Con questi magazzini per le casse potete appunto, come vedete, rifornirvi di casse, potete o acquistarle e recuperarle. Questo è l'ottimo manuale Casa Day. Praticamente una volta che avete inserito le casse all'interno del magazzino dovete arrivare a un tot numero e poi potete venderla guadagnando anche dei bonus, se per esempio la vendete in pubblica, ma la vendita può essere fatta anche in privata. Quindi questa settimana soldi ed RP doppi sulla vendita delle appunto delle casse. Okay. In più c'è anche le esportazioni merci. Allora, quindi mi conferma. Il dubbio che mi era venuto è perché qua vedo 4.440 per la vendita dell'intero magazzino, ma mi chiedo se sta facendo già il calcolo raddoppiato e non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro, potrebbe essere di sì. Se questo è sono i soldi doppi, quindi 4.440 sono già i soldi raddoppiati, me lo ricordavo più alto, francamente. Però comunque immaginate 4.440 per 5, se mai dovresti riuscire a vendere tutti 5 magazzini nella sua loro totalità, sarebbero tanti soldi. Nessuno ti dice, mi raccomando, fatti aiutare. Sali sull'aereo, ragazzi, allora. Consegne 0 su 10, abbiamo mezz'ora per fare 10 consegne, ragazzi. Mi sa che è la peggiore delle missioni questa qua. Cioè,
Hanno caricato su tutte le consegne su un aereo. Chiaramente l'aereo per consegnare 111 casse è quello più grande, quindi dovrebbe essere il Titan o qualcosa del genere. Il Titan, raga, è pesantissimo, è un aereo proprio pesante, quindi è facile che ti incagli, è facile che ti rompi, eccetera. Il trick potrebbe essere, cioè, quello che di tricky ci può essere in questa missione, sono, se non ricordo male, ci sono due tipi di missioni sull'aereo. Il primo è quello che ci sono i punti di consegna con sopra degli elicotteri che ti sparano sui punti di consegna. In alcuni dei punti di consegna, diciamo, ci sono degli elicotteri che ti attendono e ti sparano. Se è quella missione lì, è la più tremenda in assoluto, perché devi trovare una strategia per non farti sparare dagli elicotteri, oppure cercare di consegnare per ultimi i punti di consegna dove ci sono gli elicotteri che ti sparano. L'altra dovrebbe essere quella in cui col Titan non puoi salire una certa quota, perché se sali una certa quota ti sta la polizia addosso e la missione o fallisce o ti spara, insomma, sostanzialmente. Quindi, ragazzi, ci ha detto male, male, male. Proviamo a farla lo stesso. Abbiamo mezz'ora per farla. Allora, proviamo. Quindi, iniziamo. Sono tutti vicini, però. La cosa buona è che sono tutti vicini. Ok. Il carico già stavo andando a sbattere contro un palo. Va bene, ragazzi. Tra l'altro non gioco da un po', quindi ci può pure stare un'incapacità nel giocare proprio. Allora, non so se riesco a farvi capire la pesantezza di quest'aereo, insomma. Dai, andiamo. Ce la facciamo. Il fatto che non mi dicono segnalazioni di altitudine potrebbe voler dire che ci sono degli elicotteri ad aspettarmi. Spero di riuscirli a vedere in anticipo. Se vedo in anticipo, li devio e vado per, passa un altro, in sostanza. Non mi sembra lontananza di vedere degli elicotteri, almeno su questo punto di consegna che è molto vicino. Vediamo, ma no, perché, raga, se mi iniziano a venire addosso gli elicotteri, che sono molto più veloci di me, c'è poco da fare, devo fare una serie di manovre. Soltanto una volta ci sono riuscito. Eccolo là, là vedo un elicottero, credo. M'hanno visto. Mi sono addosso, non ho fatto in tempo a deviarli. Li faccia fuori, io non ho il copilota che mi spara, che spara con me. E quindi non posso farli fuori, tendenzialmente è questo il discorso. Abbiamo già perso, raga. Ecco, l'altro elicottero sta qua. Mannaggia quel porco. Cioè, ma due elicotteri su due. Ma come si fa? Che sfiga, raga, che sfiga. Che sfiga, raga. Andate a sbattere, fate qualcosa. Impiccatevi tra di voi, qualcosa del genere, su. Sì, 3 su 3, ma vaffanculo, va. Se sta a st'altezza. Allora, la cosa buona è che sono tutti vicini questi punti di consegna.
confondiamo le acque, per carità di Dio. Ecco, l'altra volta funzionò per un pelo facendo molte picchiate, quindi salendo molto di quota e scendendo. Vedo che li sto confondendo anche così. Vedo che mi fuma un po', però non riesco a capire se è il normale fumo dei motori. Penso di sì, in realtà. Speriamo bene, devi resistere per un'altra consegna. No, non l'ha consegnato. Si è bloccato, non mi di. Che cos'era quel suono? Perché non l'ha consegnato però? Beh, non mi dire, raga, non mi dire che mi è cascata la connessione. No. Perché non li consegna? Raga, che sta succede? Si è buggato. Si è buggato. Non ci posso credere, si è buggata. Non lo so. Non so che devo fare. Allora, uno si è schiantato così a caso. Raga, ma non me li fa consegnare. Eppure li ho, li ho deliverati, quindi non me l'ha dati semplicemente, non è che dici. Si sono fermati? Che disastro, che disastro. Un altro elicottero è sparito. Ah, è sceso. Boh. È sceso a piedi, boh. E non so cosa devo fare. So che c'è una prassi, boh. Faccio una sigaretta, che faccio? Cioè, ah. Beh, l'alternativa c'è la polizia al Cagnia, però polizia senza le due stelle, quindi senza elicotteri. Allora, l'alternativa potrebbe essere la seguente. Provo a uscire, entrare, perderei qualche cassa perché la consegna non è completa. Penso non tutte le casse, spero non tutte le casse. Perché le case è buggato, che devo fare io?
Se no cerco una soluzione online, non so se l'hanno. Se l'hanno mai trattato sicuramente. Guarda te, guarda che merda. Dai, facile, ma grazie, lo prego. Ah, fatemi consegnare, vi prego. Il fatto è che io l'ho già consegnata in realtà. E semplicemente non mi ha tolto il segnalino, non me l'ha. Cioè l'ho già. Capito? Non c'è. L'azione non la posso rifare perché l'ho fatta. Quanti bug sto gioco, raga. Missioni così importanti e buggate non si può fare. Non è questione, non si può fare proprio. Allora, interrompo un attimo se trovo qualche soluzione online. Niente ragazzi, allora, il discorso è questo. Non c'è attualmente ancora nessuna cura per questo glitch. Quindi l'unica cosa che consigliano di fare è quella di ricominciare. È quella di ricominciare e in teoria direbbero, cioè dicono pure di evitare la vendita grossa. Dice vendi, evita la vendita grossa. In ogni caso evita la vendita di aeroplani. Evita la vendita di aeroplani, non so. Allora facciamo così, raga. Proviamo una nuova sessione e basta. Che pazienza. Raga, questo, cioè, questo è proprio il dramma. Era. Che so sono? Ma ha detto pure più o meno bene, perché dai. Ma ha detto bene perché in realtà, capito. Però non mi fa ripartire da qua, mannaggia quel porco, scusa. Gestione, com'è che si chiama? Preferenze. Rientro, facciamo che andiamo. Pezzino veicoli, no? Come possiamo mettere? Possiamo mettere un per esempio. È uguale. Facciamo. Che merda però, raga. Auto raduno, va. Che merda, raga. Cioè, sono veramente demoralizzato. Ma avrò perso. Mi auguro poche gas. Me ne auguro. Io ne ho perse tre. Cioè, non più di tre. Allora. Sono molto molto dispiaciuto di questa cosa. Va, ricominciamo da questa, va. Speriamo che non capita nessuna missione con gli aerei da vendere. Vendere, insomma, tramite aerei. Allora, vai. Ricominciamo, raga. Che merda, cioè. 20 minuti buttati così. Vai. Vai, riproviamoci. Lo so che non si dovrebbe fare, però non me ne frega niente. A posto, il camion è semplice. Il camion è semplice. Vai. Questa ce la dovremmo fare, easy. Allora, quindi abbiamo questa applicazione che ci dice più o meno con un radar dove dobbiamo consegnare. Se non ricordo male, dobbiamo consegnare tutti lo stesso punto. Quindi una volta trovato
è easy perché ce le consegniamo tutto allo stesso punto. Non poteva capitarci. Non poteva capitarci 5 di queste. Permesso. Beh. Oh. Beh. Vai, cosa mai potrebbe andare storto, forza. Un'imbarcata, pure un bel po' un'imbarcata se vogliamo. Per carità di Dio, non ti bloccare, per carità di Dio. Ma dove cazzo bisogna... La centrale elettrica. Eccoci. Va bene, permesso. Oh. Ha deciso così. Ale. Allora. Quindi dicevamo che probabilmente devo portarli tutti allo stesso punto. Adesso. Se cortesemente mi fate passare. Non è andata giù. Dai, a me fate perdere tempo. Su, andatemi una macchina. Cioè, se io faccio così, scusate. Chi vuole questo? Guardate dove l'ha messo, guardate io. Mi fate passare. Boh. Ora che tocca fare per fare un po' di danaro, di mil danaro. Ale. Si calmi. Allora, pregate perché faccia altre 5 consegne con i camion. E magari un po' meno complesso il punto di consegna. Pregate per me. Devo consegnare qua, tipo... Mi pare, vabbè.
Ale. A posto. Madonna! Quanti cazzo di cavalli c'ha sto coso? Diverse migliaia di cavalli. C'era il sentiero apparentemente. Perché non mi date una macchina mo però? Sarebbe molto. Eccole. Ok. Faccia, 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 faccia. Ok. Ale. Non diciamo gatto finché ci abbiamo nel sacco, ovviamente, però test ci dovremmo essere, dai. Buono. Messo. Famo che mi fate inseguire la polizia, perché vi ho pestati, vi ho messi sotto. È un'operazione molto complessa. Ci vuole una gran concentrazione. Ma come ce l'aveva quello là?
Ok, speriamo bene. Speriamo che si concluda tutto correttamente. Messo. Ma come ti permetti? L'ho portato la merce, l'ho portato. Scusa, ma perché me l'ha messo là? Uff, qualche RP ho guadagnato pure, eh. Raga, 1 su 5 è andata. E sparano. Ok, abbiamo fatto questa. Andiamo, torniamo a questa, va. Che vuoi? Ma sparano completamente a ca... Ma siamo pazzi, ma state calmi, cioè non vi ho fatto assolutamente nulla. È la polizia. Sono un collega, fermi. Va bene, allora, una su 5 è andata, forza. Avanti il prossimo. Raga, mi hanno sparato addosso senza aver fatto niente. Perché mi stanno seguendo la polizia? Vorrei capire. Cioè, prima ho lanciato una granata, non mi hanno seguito. Ale. Parcheggio perfetto, perfetto. Qua. Allora, forza. Pregate per me, pregate per me. Cosa fai? Salutiamo la magnificenza del nostro bellissimo magazzino pieno. Sali su un aereo. Brutta, brutta, brutta. Sali su. Ci sono tre aerei. È una missione diversa da prima, ma temo proprio. Tre aerei? Che cazzo di missione è quella con tre aerei? Vediamo un po' di che trattasi. Già, il fatto che non dovrebbe essere tre Titan potrebbe essere positivo, però non me la ricordo sta missione. Forse questa è quella della... Boh, del volo in quota, non lo so. Stiamo a vedere. Allora, è possibile che se bughi pure questa, mi hanno detto. La cosa peggiore è che ci sono tre aerei, quindi tre possibilità che se bughi. Però è una consegna singola. Cioè sono tre consegne singole. Cosa c'è di difficile quindi?
111 casse sono nascoste su tutto l'aereo? Su tre aerei sono nascoste 111 casse, madonna. Quanto sono compresse? C'è un intero magazzino su tre aerei. Quindi se devo praticamente consegnare l'intero aereo, devo decollare e atterrare sostanzialmente, sperando che si prenda il segnalino. Comunque deve succedere qualcosa, eh. Deve succedere qualcosa assolutamente, non è possibile che mi fanno fare la consegna così liscia. Non intendo dire che deve buggarsi, intendo dire che ci deve stare un imprevisto su lungo la strada, qualche tipo. Qualche imprevisto previsto dal gioco, no? Tipo, la polizia si accorge di qualcosa, per esempio. C'è un temporale. Perché il Kuban è un aereo lento, è un bimotore, però non va lenti. Cioè, è un aereo piccolo, però non va male, non è malissimo. Cioè, si manovra abbastanza bene. C'è de peggio. Che dite, raga? Come sta andando questa avventura? Vedo fumo là. Quindi probabilmente non devo... Dove fanno consegna, scusa? All'aeroporto, lì. No, non all'aeroporto. Il fatto che mi faccia fa così vuol dire... A terra, ok. Tacci vostri, ma dove vado a terra? Oh? Cioè, ma mortacci vostri. C'è pure gente che mi aspetta. Che brutta gente, guarda. Spero di non li fa fuori soltanto una volta, però. Che la consegna venga sempre allo stesso punto. Eccolo, tu stava all'imprevisto. Rasso deficiente. Cioè c'è sta gente che spara per strada. C'è sta un elicottero sulla pista, sulla carreggiata, e tu vuoi passare a tutti i costi. Ma aspetta un attimo, no? Aspetta che si risolva la situazione. Vattene, cioè nel migliore ipotesi vattene. No che mi passi, mi superi. Ok, no, perché vedevo scritto consegne effettuate, una dei tre. Capito, però non... Ok.
Mo in teoria non dovrei trovare più nessuno qui che mi aspetta, quindi consegna liscia a posto. Consegna liscia, cosa può andare storto? Che posso atterrare male, mi posso rompere un aereo. Questo ancora può andare storto, insomma. Provate a immaginare a fare queste missioni con i giocatori in sessione. Ci siamo capiti. Penris. Da non confondersi con penis. Penso proprio che dopo sta missione, dopo sta sessione, non ci vediamo fino a giugno, eh? Non ci vediamo, anzi, giugno. Sostanzialmente non ci vediamo fino al DLC estivo. Quindi cerchiamo di concludere come si deve. Oh, comunque è tardi, eh. Vabbè che ho dovuto fare botte, mo. Tardi inteso che mancano 21 minuti per questa consegna. Ma c'è un altro Kuban, uguale. Comunque ho chiamato il temporale, eh? Incredibile. Come sculetta, porca miseria. Questo tempo. Ok.
La famosa frenata sul terra che fa i. Uno su tre. Posto. Se smettesse di piovere, così. Giusto per. Scena pure smette di piovere, apparentemente. Ah. Ecco. Ok. Sta buono. Beh, mo mi sono fatto la missione aerea, la prossima di nuovo camion, dai. A voglia, camion, camion come se non ci fosse un domani. Siamo quasi. Riusciremo a superare la montagna di Limewood? Sì. Riusciremo a, a superare le vallate di dietro a Limewood? Riusciremo a superare la prigione? Riusciremo ad arrivare al segnale fumoso lì? Al fumogeno?
effettuiamo delle consegne così di contrabbando vicino a una prigione piena di polizia. Non fa una piega, raga. Nessuno dice niente. Non si accorge niente nessuno. E 2 su 10, ragazzi. 2 su... 2, scusa. 2 su 5. Andata, forza. A posto, adesso. Quindi abbiamo fatto questo, questo. Andiamo di questo. Camion, per favore. Zitto, Simon. Imbarcata. Zio canaia, soldi, soldi. Perché no? Voglio dire. Che fai? Lasci 25 sacchi lì, eh? Per cazzo. Per cazzo non so cosa voglio dire, però comunque. C'è pure un magazzino. Che fa, la scilla, facciamo. Tutto a posto. Facciamoci una piccolissima pausa. Pausa magazzino. Ale. Ok. 1:23:45, tu mi dici, eh? Uno. 23:45. Grazie, è stato un piacere, arrivederci. A posto. Allora, forza. Vi prego. Vi prego. Camion, per favore. Camion, per favore.
Barca. Barca una sola, dimmi che è il peschereccio lentissimo, che però bisogna tanto fare dal punto A al punto B. Mi sa di sì. Ok, promette bene. C'è gente intorno? No. Allora, mi dovrebbero sparare mentre sono a bordo, se non ricordo male. Vediamo, ecco, già qua è più credibile che un peschereccio porti con sé una stiva di 111 casse. Già ha più senso, insomma. Allora, così abbiamo esperito ogni genere ogni genere di mezzo di trasporto per la consegna delle merci. Quindi adesso in poi potremmo fare altre tre consegne soltanto con i camion, per esempio, oppure altre tre consegne così semplici col peschereccio. Peschereccio e camion, vabbè. Comunque mi hanno fatto male. Dei danni me l'hanno fatti. Però la cosa positiva, ecco, sono affogati adesso. La cosa positiva era che erano caduti dalla motocicletta, moto nella navetta lì com'è, però erano rimasti vivi. Quindi abbiamo ritardato il respawn di nuovi rompicoglioni, che eccoli qua puntualmente arrivano. Vedo lontanissimo il puntino, molto a largo, va bene, questo già mi convince di più, insomma. Bello. Bello. Tutti screenshot. Bello, molto. No! Che cazzo sto facendo? Per carità di Dio, non. Spero stiate gradendo il panorama, che a me piace molto. Ale. Ok, ha preso qualche proiettile, ma ci siamo. Salve. Mare un po' mosso, devo dire. C'era pure un elicottero. 3 su 5, ragazzi, 3 su 5, vai. Avanti il prossimo. Allora, andiamo a fare. Per stare ottimo. Okay, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. Vai. Andiamo a gonfie vele, per rimanere in tema nautico. Dai, tramonto, ragazzi. Guarda tu che tramonto, che lobby tramontosa.
Spacciatore, che fai? Non vendi qualcosa? Visto che ti ci trovi? Salve. Mi spiace, non ho, purtroppo non ho da darle la coke. Magari dopo, che ne so. Va bene. Magari se la producono nel frattempo. Se i miei uomini la producono, gliela posso pure dare, però. Tutto da dimostrare. Comunque stiamo qui per un altro motivo. Raga, oggi tutte vendite di qualunque cosa, eh. Proprio dunque mi giro vendo, eh. Ok, pronti. Pregate per me, pregate per me. Pregate per me. Non è, non aereo, non aereo, non è. Camion, dai. Allora. Ah, però questa la consegna. La consegna proprio al dettaglio. La vendita al dettaglio, come dici, eh? Quindi è più impegnativa. Vai. Bisogna fare attenzione su sta strada perché un attimo fini in acqua. Ok. Sì, vabbè, ma non è che sempre devo seminare gli sbirri, però. Gli sbirulini qua. Gli sbirulini con l'elicottero. Che cazzo, Adamo? Dai, ah, quanto ci metti, per favore, eh? Speriamo che sia l'unica. L'unica cosa degli sbirri. L'unica relata degli sbirri quella. Che sia stato un caso singolo, perché. Niente scomodo seminare gli sbirri con un camion, anche se comunque molto prestante, quel che ti pare, però.
Però manca a fa così, insomma. Così gliel'ho lasciato in mezzo alla strada, così non appartiene a nessuno, va bene? Io ci sto. Ok. Ok. Vi auguro fuma di cazzo, va bene. Ok, allora. Una è fatta, vai. Ok, tac. Qua potrei arrivare un po' paro paro con le consegne, perché ci si mette un po' a consegnare effettivamente, sperando che non mi seguano gli sbirri un'altra volta. Ok, stessi punti di consegna, vediamo, eh. Ok, non mi hanno seguito gli sbirri, però. Va bene. Promettente questa cosa. Devo soltanto stare attento a non, se sono ancora per strada, a non salire sopra le casse che ho già consegnato, perché potrei incagliarmici sopra. Lo conosco mai troppo bene questo gioco e queste cose le fa. Però vedo che le casse non le ha lasciate. Molto bene. Bene. Quindi sembra andare tutto per il meglio, eh. Thank you.
Porca mignotla. Fate perdere tempo, su. Oh, perché ho pestato uno, per... Dai, quanto deve durare una stella, su. No, non ci credo, non ci si passa. Ci manca pure l'omino che ce l'ha con me. Ok, 18 minuti per fare l'ultima consegna, ci siamo, va benissimo. Posto. Alve. Poi riportatemi il camion però, eh. Tutti quello che ho pagati. Ok. Ultime 5 consegne. Ok. Messo. Thank you.
Ok. Guardavo il cinese, non ho capito. O vagina, che ha detto quello? Qua ha detto China o vagina. Vedete voi. Perché non divertirsi, insomma? Vabbè che stiamo lavorando, però ci si può anche divertire, insomma. Raga, 4 su 5. Manca l'ultima, quella che è andata male la prima volta e che quindi avrà un po' di carico in meno. Mi auguro poco. Mi auguro poco, francamente. Vediamo un po'. Vediamo quanto mi hanno detratto dall'ammontare finale. Male non farebbe se mi capitasse un peschereccio oppure un camion semplice o qualcosa. Vediamo ragazzi, vediamo. Vediamo quanto mi hanno tolto. Magazzino sta praticamente tutto ancora qua. Mi hanno tolto 200.000 sberle circa. 230, 228.000. Non è poco, eh. 108 casse, su 111. Raga, mi hanno tolto. Oddio, no, in realtà mi hanno tolto 3 casse. Com'è così poco? 3 casse mi hanno tolto. Sali sull'aereo un'altra volta. Un altro Titan, raga. No, è un'altra missione come prima. Ci proviamo, però, raga. Questa è proprio tosta, raga. Non mi date il cazzo di aereo, però. Speriamo che non sia buggata, raga. Io perché attualmente non ho capito eventualmente se c'è un sistema per non buggarla. Brutta, eh. Potrebbe esserci un epilogo più semplice, mannaggia, quel porclo. Allora. Ah, vola basso, quindi è com... Cioè, non ho... Vola basso, raga, col Titan è pessima.
vola basso, altrimenti le forze dell'ordine ci seguono, ci trovano. Col Titan, raga. Col Titan. Inizia a non traballare, per favore. Questo è il mio yacht, vi piace? Guardate, è bello lo yacht. Lo swatch. Ben inteso, sempre che non si bughi, ammesso che riesca a rimanere, bassa quota, quindi a non farmi beccare la polizia, che riesca a non schiantarmi e che non sia buggato, ammesse queste tre cose, ce la facciamo. Allora, facciamo una manovra prudenziale sull'acqua, che è una superficie piana. Cerchiamo di farcela molto safe. Fortuna c'è buona visibilità, perché schiantarsi contro un traliccio è un attimo, francamente, eh. Ok, datemeli tutti in linea, per favore. Questa consegna è complicata. Ok. Attenzione al traliccio qua. Ci siamo quasi, ragazzi. Mancano 4 consegne per il jackpot finale.
Qua tutto un traliccio. Tutta un'antenna, una cosa. Ottimo. Ce la dovremmo aver fatta, eh. Quasi. Yes. Non ti buggare adesso, per favore. Non sbattere contro niente. Non ti fare individuare dalla polizia. Ce l'abbiamo fatta, raga. Andata, raga. È stato un successo, devo dire. Abbiamo venduto tutto. Abbiamo perso pochissimo, soltanto tre casse. Quindi, raga, è stato veramente un successo. Spettacolo. Spettacolo. Andiamo a girare la ruota. E per oggi ci riteniamo soddisfatti. Dopodiché facciamo un piccolo calcolo di quanto si è guadagnato, direi. Giusto così, per capire. Dico soltanto che sono già sopra i 23 milioni, così, in una sola serata, eh. In tasca c'avevo quasi zero, devo dire. Però mo ci facciamo un calcolo di quello che ho guadagnato stasera, considerato tutto, eh. Zio canaia, soldi, i soldi. Ciao Titan de merda. Ma non ci rileva, la polizia non ci rileva più. Vabbè. Trappi under culo. Paracadute del sassuolo. Guardalo il Titan. Guardalo. Guardalo. Ale. Molto bene. Un altro lavoro ben svontolo. Vi è piaciuto? Vi sono piaciuti i fuochi d'artificio? Come ti permetti? Scusi, lei sta facendo una foto? Ecco quello che penso di lei. Ah, coglione de merda. Che m'ha detto quello Dick? Ok. Casinot. Ah. Che ci sta in palio? Cos'è? Boh. The Diamond Casino and Resort presents a brand new card available to win today simply with the spin of a wheel. La maglietta. Ma quante cazzo volte l'ho vinta la Diamond Rossa? Per carità di Dio. Ok, allora ragazzi, direi proprio che ce ne andiamo nel casino, nel casinot, attico di lusso per meglio dire. Ci mettiamo, facciamo un bel bagno rilassante. Sembra un attimo piano. Zio canaia, soldi, i soldi, bellissimo attico di lusso, tutto bello arredato. Ah, ci voleva proprio. Scusi. Eccoci. Allora, ragazzi, faccio un breve calcolo, arrivo subito, eh. Allora, ragazzi, ho appena fatto tutto il calcolo dei guadagni odierni, quindi quello che abbiamo guadagnato sia con la vendita delle casse, più
tutto quello che abbiamo trovato in giro per la mappa, quindi il magazzino, quel cacchio era che abbiamo trovato, quei soldi per strada che la polizia stava indagando, più il bonus dei 500 dollari del nascondiglio Geralt, più la vendita dello spacciatore, ragazzi, abbiamo guadagnato in una sola sessione, quindi in un'ora e mezza di gioco abbiamo guadagnato 22 milioni 63.450 lemuris. Io direi proprio che ci siamo rifatti tutto il portafoglio. Ero un po' a secco ultimamente perché avevo speso e basta. Non sto giocando, quindi entravo soltanto per diciamo comprare le macchine nuove. Quindi ero un po' a secco di denaro. Adesso mi sono rifatto. Quindi penso proprio che non ci rivedremo più fino all'uscita del DLC estivo. Però, ragazzi, mi posso ritenere perfettamente soddisfatto. Ci godiamo questa bellissima sauna, direi. Fuori c'è una bellissima giornata. Ci sono i suoni delle balene per rilassarci. C'è un tizio che ci guarda e quello non ci piace. Però, ragazzi, per me è tutto. Vi ringrazio di aver partecipato alle mie sofferenze. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.